Giordano Dalla. Contro la fine del box, Salvatore Tomasini. Passiamo al quinto incontro fra Salvatore Tomasini della Fitness Box contro Giordano Calamita della pugilistica cassinese. Il verdetto. Fuori secondi. È la prima ripresa. Siamo alla prima ripresa, ho già detto tutto fra Tomasini e Calamita. Calamita maglia blu, Tomasini maglia rossa. Allora, intanto vediamo che Tomasini è un guardia destra e quindi i guardia destra sono sempre brutti clienti, che cambia il modo di bossare. Mentre vediamo Calamita con un bendaggio al ginocchio, molto probabilmente avrà qualche problemino, speriamo che questo non influisca sul suo rendimento. Prima di ripresa di studio, per ora tutti i pugni non sono ancora arrivati a segno. Mi sembra anche questo un gran bel match, mi sembrano entrambi, mano aperta, colpo mano aperta e testa bassa. Mi sembra anche questo un match molto equilibrato, molto, dove c'è in questo caso Calamita che attacca e Tomasini che boxa di rimessa. Ripeto, Tomasini è un guardia destra, difficile da bossare, guardia destra, uno grandissimo, il più grande, il guardia destra è stato, poc'anzi l'ho presentato, il campione del mondo Bruno Arcari, guardia destra con una potenza fra parentesi, ma fulmicortone veramente, perché Arcari quando arrivava proprio metteva giù, non c'era, difficilmente l'avversario restava in piedi quando arrivava preciso. E vediamo ancora i pugili, ancora scambi abbastanza direi anche potenti, scambi molto portati con il corpo, ecco, due montanti. Calamita prova chiaramente a fare il match, andare vicino a piccoli passi, a mettere sotto i colpi. Tomasini cerca di bossare di rimessa, di prenderlo, di prendere l'avversario d'incontro. Di studio. È partito Tomasini, ma a vuoto, come pure Calamita, sempre a vuoto, quindi cambia guardia. Tomasini adesso è arrivato con un destro, ecco, cerca di imbellire l'incontro. Bel pugile sto Tomasini, gira bene, se ne va. Però anche questo, ripeto, un bel abbinamento, match tutti belli. Ecco, pugilato a questi livelli è veramente bello, perché non c'è il verdetto già scontato. Questo se lo devono sudare il verdetto. Sono entrambi sulla solita linea. Bellissimo il sinistro di Tomasini, dritto. Più preciso, diciamo, più preciso Tomasini, anche molto probabilmente per le sue leve molto più lunghe. Ma Calamita non scherza, pugile che cerca di andare vicino e lavorare il corpo. Adesso vedremo poi nella seconda ripresa se cambierà qualcosa. Siamo alla seconda ripresa, vediamo se è cambiato qualcosa, perché dai rispettivi angoli avranno detto qualcosa, chiaramente avranno detto a Calamita di accorciare le distanze, essendo leggermente più basso, però non è facile, ripeto, con un mancino non è facile, perché bisogna girare esattamente il contrario di quello che si è normalmente abituati, insomma è come se si dicesse a una persona
di mangiare con il sinistro. Bel pugile questo Tomasini. Calamita deve essere potente, è un pugile che cerca la corta distanza, cerca di infilare i suoi colpi sotto potenti, ecco come adesso però. È stato richiamato pugile Calamita per testa bassa, però naturalmente per andare vicino deve passare sotto i colpi. Medio sbarramento, poi oltretutto cambia anche guardia Tomasini, bel pugilino, bello, lineare, furbo, vede come gira, se ne va, ecco adesso ha preso un bel montante sotto, però è bello, bello, ha girato sulle spalle, è andato via, bello, ecco adesso ha fatto veramente una cosa da campione, si è fatto passare l'1-2 dietro le spalle e è rientrato. Bel pugile, eccolo, ecco, è arrivato un montante sotto la parte di Calamita che Tomasini ha sentito, poi doppiato sopra con un gancio sinistro. Bei pugili tutti e due, vedi ancora un destro, ecco questi colpi fanno male sotto, a lungo andare escano fuori. Ed è, l'ho detto io che fa male Calamita, l'avevo visto. Vedi, cerca, capito, mette i colpi sotto, fa sì che Tomasini deve passare le mani. Stare attenti a quei ganci lì, Vedi, ho sentito qualche colpo sotto, mi sa, Vedi. È un altro colpo sotto, un altro destro, Sta uscendo fuori Calamita. Se no, se sta lì, Tomasini deve girare, deve andarsene via, perché se sta lì diventa dura per lui, perché questo Calamita fa male. Ecco, deve fare così, come a destro, vedi? Destro, sinistra e andare via, devo bossare. Anche perché lo sa fare, ecco, andare via di lì, che questi montanti fanno male. Ora gancio, adesso è arrivato Tomasini, un bel gancio destro, però ha preso tanti colpi sotto. Anche qui mi sembra un match proprio qui molto molto equilibrato. Ho notato una cosa, fra parentesi, che i pugili della Toscana, a differenza nostra, sono tutti, mettono colpi sotto, avete visto anche adesso una bordata al fianco sinistro, lavorano molto sotto, I colpi sotto fanno male. Direi che questa ripresa qui forse a retaggio di Calamita, la prima di Tomasini, e direi che siamo perfettamente in parità. Per me, questo ripeto, questi sono sempre il mio giudizio, lo vedo qui, magari vedo male, quindi sai, la giuria sono in tre, io sono da solo, però mi sembra che adesso siano su un perfetto equilibrio. Il nostro grande Mazzoni, eccolo lì, che ci guarda tutti dall'alto. Terza ed ultima ripresa. Siamo all'ultima ripresa. Ecco, partito con un destro dritto Tomasini. Calamita cerca di inquadrare la piccoli passi, come vedete cerca di entrare. Aspetta i colpi sicuramente di Tomasini che arrivano. Si è chiuso bene Calamita. Ha preso proprio il via con questi colpi qui, Calamita Gio, veramente, bel gancio destro, montante, gancia ancora, anche questo un bel match equilibrato, colpi sotto di Calamita, le ha sentite, Tomasini ha sentito i colpi, io vedo che ha rallentato molto, ora anche la stanchezza, però quei colpi lì sicuramente gli hanno fatto, vedi, continua, però anche lui adesso ha messo due bei ganci sinistri, montante. È una bella battaglia, una a me e una a te. Eccolo lì, un altro montante di Calamita. Beh, sono chiusi due pugili, molto chiusi. Ecco. Piccoli passi vanno via, fa uno a me, sono dei belli scambi, Non vedo una superiorità sia da una parte che dall'altra. Mi sembrano proprio un incontro molto molto equilibrato.
Adesso anche Tomasini si è messo a scambiare, ultimamente si incomincia a sentire la stanchezza e quindi è obbligato ad accettare gli scambi a corta distanza, e anche lui, come vedete, infila le mani, anche se il suo pugilato dovrebbe essere leggermente diverso perché è più lungo, però accetta volentieri gli scambi. Ora staremo a vedere cosa pensa la giuria di questo incontro. Adesso è entrato bene Tomasini con un montante, poi una serie di colpi, finito con un gancio. Adesso ritorna su Calamita, eccolo qui vicino, tiene l'uomo lì, va via, ancora un colpo ma vuoto. Sono stanchi. Adesso è la volta di Calamita. Scambiare, sono stanchi come vedete, siamo quasi alla fine ormai, e mi sembra che non ci sia stata una supremazia né da una parte né dall'altra, direi che un match pari premia tutti e due, bravi. Attenzione, prego, ai punti, vince.